con questo splendido sottofondo di Pino Daniele, Occhi che sanno parlare, come vi avevamo annunciato prima dell'ascolto di questo magnifico pezzo, abbiamo in collegamento allora il nostro Federico Mancini, co-conduttore di questa trasmissione. Ciao Federico, ben ritrovato. Ciao Raffaele, ben ritrovati ai nostri amici di Sottoporta. Mi auguro che siate tutti prestanti ed emozionati per questa puntata contenitore che noi facciamo sempre più spostata per bene, per voi, per il venerdì. Esattamente. Dall'altro lato invece abbiamo l'onore e il piacere di chiacchierare con Rosario Toscano. Ciao Rosario, come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, non è piacere tutto io. Eh beh, ci fa enormemente, questo ci fa tutto, ci fa decisamente emozionare. Siamo molto contenti di averti con noi. Caro Rosario, tu vabbè, sei un personaggio notissimo a Napoli e in tutto il mondo, io oserei dire, però qua non vorrei partire di sviolinato perché non siamo mai qua. Però sei anche un grandissimo competente di calcio. Io ho avuto il piacere di conoscerti anche di persone, sono volate notti a parlare anche di Federico Fernandez, ex difensore azzurro. Io volevo subito chiederti, però siamo anche in ottica Torino-Napoli, dove guarderai questa partita e soprattutto come la consideri, visto che comunque oltre a questa poi ci sarà anche quella col Frosinone che decideranno la stagione azzurra. Mia comodamente addivanato, cioè, tu sai che praticamente io non guardo la partita se non a casa È mia. vero, ricordo. Io me la devo godere, me la devo gustare, quindi praticamente c'ho la mia postazione personale che dove nessuno mi deve disturbare, praticamente. Mi guardo ogni momento della partita. Eh beh, da puro tifoso, ma c'è qualcuno che il Napoli deve temere o il Napoli deve temere se stesso? Ah, il Napoli deve temere se stesso, questo hai detto una cosa veramente sacrosanta. Il Napoli praticamente deve essere consapevole dei propri mezzi, non deve autolimitarsi né andare a Torino per fare la partita che sa fare e soprattutto portare i 3 punti a casa che sono fondamentali, visto che praticamente la Roma ci sta troppo col fiato sul collo. Non è una sensazione piacevole. Beh, speriamo che il Chievo possa fare il miracolo, ma ne dubito, onestamente. Qua non ci regala mai niente nessuno da questo punto di vista. Caro Rosario, ti faccio fare una domanda dal nostro Federico Mancini, che sono sicuro avrà una ottima curiosità, tante curiosità da chiederti. Sono qui, ciao Rosario, ben trovato. Volevo sapere a quale personaggio, diciamo, comico sei più affezionato di quelli che tu hai, diciamo, fatto vedere al pubblico. Questa è una bella domanda, perché praticamente io sono affezionato. Rosario? Il più noto, Gigino Don Perignon, devo dire la verità, mi ha portato grandissime soddisfazioni, però ce ne sono tanti altri come lo scommettitore punto SNAI, piuttosto che quello che facevo a Telegaribaldi, che era Biker Mice, che andava a bussare vestito da meccanico a Gianni, agli altri. Ci sono altri personaggi che ho fatto anche là, sono tanti, tanti, tanti quelli ai quali sono affezionato, devo dirti la verità. Quindi non ce n'è uno solo in particolare, ecco. Volevo fare anche Ma che qualche cosa, domanda, sono praticamente tutte le ragazzi, aspettate, 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 che siamo persone in sincro, che aspettate. sono, diciamo così, non figli miei, estensione della mia personalità, quindi praticamente come faccio a dire mi piace più questo che quell'altro? Diciamo che ci sono alcuni che mi hanno dato più soddisfazione, altri un po' meno magari. Vabbè, questo è vero. Federico, avevi da aggiungere una cosa? Sì, volevo chiedere a Rosario come vive il dualismo con l'allenatore del Liverpool, purtroppo. Federico, Signori. giro io la domanda. No, è una Se questione. ce la fai girare tu, facciamo prima. Certamente, Federico, faccio da tramite con il buon Rosario. Federico? Pronto? Sì, io ti sento, eccoci qua. No, volevo chiedere a Rosario come vive il dualismo con l'allenatore del Liverpool Klopp. Come vivi il dualismo con Klopp? Sarebbe venuto a Napoli, quindi veramente sarebbe stato la ciliegina
trattato Benitez, forse come, vabbè, tanto di guadagnato, perché tu lo sai, io penso che Benitez abbia fatto un buon lavoro nei 2 anni e mezzo. Ma sì, sicuramente, non disastri come dice qualcuno, pregi e difetti di questo allenatore, però alla fine se n'è andato con 2 trofei, nonostante tutto. Ecco. Ma diciamo che è stato il secondo allenatore più vincente del Napoli in questa stagione. Certo. Ha presentato il miglior Napoli di sempre, perché il record di punti e il record di gol fatti l'abbiamo fatti con Benitez, è vero, è vero, record che praticamente sono, speriamo battibili quest'anno. Beh, speriamo decisamente, vuol dire che le prossime 2 partite saranno ricche di gol, ma speriamo dal lato azzurro soprattutto, cioè verso la porta avversaria. Il Napoli deve fare 4 gol per battere il record di gol, spero che li faccia più di 4, che gli diamo praticamente 4 al Torino e 4 al Frosinone, e magari facciamo cifra doppia. Sarebbe davvero il massimo, beh, per poi goderci appunto la meritata, perché secondo me, credo sarei d'accordo con me, Champions League. Siamo sempre molto molto esigenti per la partita che dobbiamo affrontare. Magari con quella che ci abbiamo affrontato e i risultati sono andati così possiamo dire, vabbè, ma c'è sta la stanchezza, è normale, è corso, ma la partita che deve venire deve essere sempre affrontata nella maniera più battagliera possibile. Vabbè, decisamente sì, anche per il futuro ci sarà il mercato, là ci saranno tante chiacchiere da bar da affrontare. Il Napoli comprerà i soliti, credo, 300 giocatori più o meno, però dai, ci siamo abituati. Una bella campagna acquista, non l'acquisti in una campagna. Beh, speriamo, dai, che almeno che quest'anno sia la volta buona per il completamento della rosa, perché questi tifosi credo se lo meritino, ecco, soprattutto. Assolutamente sì, però a onore del vero diciamo che comunque il Napoli sta facendo belle cose da quando praticamente è rientrato in Serie A. Mi ricordo solo un 8º posto, poi non siamo mai scesi sotto il 5º posto, quindi ci possiamo lamentare perché non arriva lo scudetto, ma sotto tutti gli altri aspetti non ci possiamo assolutamente lamentare. Ah beh, no, decisamente, manca soltanto l'ultimo passo per coronare un sogno. Manca l'ultima chicca, manca la ciliegina, torno a ripetermi, ma la ciliegina dello scudetto sarebbe bellissima cosa. Sarebbe davvero il top. Rosario, senti, prima di salutarti e ringraziarti, tu a breve avrai qualche spettacolo dove i nostri ascoltatori potranno venirti ad abbracciare, oltre che ad assistere ai tuoi spettacoli, alle... Ovviamente la sessione estiva di tutti i miei spettacoli, dove girerò un pochino tutta la Campania, però non chiedermi dove, perché sinceramente in questo momento non saprei proprio dirtelo, cioè magari conosco qualche data, cioè conosco qualche posto ma non conosco la data e viceversa, quindi praticamente non potendo essere preciso preferisco dire dove vedete i miei manifesti, la potete venire a farvi fuori sale, come fa piacere essere sempre in graditissima compagnia. Perfetto, Rosario, io ti ringrazio e ti faccio salutare anche dal nostro Federico Mancini. Ciao Rosario, è stato un piacere, prossimamente ci aggiorneremo sui tuoi tour in modo da avere una scaletta ancora più precisa, ti ringrazio. Io farei della vedere una bella cortesia, grazie Federico. Assolutamente sì. Ciao Rosario, grazie, è stato un immenso piacere. Grazie a voi, buona serata e soprattutto forza Napoli per questo finale di campionato. Sempre e comunque, ciao Rosario, grazie. Ciao, buona serata.